Vivo con la pensione sociale, che sono circa 600 euro. Sono arrivato a casa e mi sono accorto che non avevo più il portafoglio, con dentro tutti i documenti, la carta di credito con anche il numero. Non riuscivo neanche a fare la spesa, niente. Ero disperato, non sapevo più cosa fare. Io giocavo nel Chicken Rugby Club. 10 giocatori di rugby sono di una grande generosità. Mi porta in un angolino e mi fa: io ho fatto una raccoltina per te. Mi sono accorto di avere degli amici che non pensavo neanche di avere. Sono andato qua, andavo a scuola qua vicino. E mia madre ha partorito in camera di là, perché erano, cos'era, 53. Poi i miei si sono separati, allora io sono andato a vivere da degli zii. Ho fatto un po' il giro di tutte le famiglie, però alla fine si vede che il destino mi ha detto: va, torna qua a casa tua. Sono stato sposato, ma il matrimonio non è andato bene. Sono tornato qua perché non avevo più posto dove andare e c'era ancora mio padre qua, e almeno ci siamo passati un po' di anni insieme. Eravamo tutte e due con la testa dura, e quindi insomma all'inizio c'erano stati degli scontri, così. Invece ho scoperto che mio padre in fondo mi voleva bene. E ci siamo raccontati tutto in questi anni. Poi mio padre è mancato, sono rimasto da solo. Ho fatto tantissimi lavori, dal barista all'imbianchino, al tappezziere. Ho lavorato in banca 9 anni. Mi sono sempre dato da fare. Solo che, vabbè, non avevo raggiunto il minimo dei contributi, no, per avere la pensione. E quindi adesso vivo con la pensione sociale, che sono circa 600 euro. Ricevo anche 40 euro del reddito di cittadinanza, che non sono tante, però mi faccio una bella spesa. Sono andato qui in posta a prelevare e siccome non mi ricordo mai il numero che devo fare, me lo sono portato dietro. Prelevo, mi pare 40 euro, poi vado al bar a bere un caffè, pago il caffè e poi torno a casa. Sono arrivato a casa e mi sono accorto che non avevo più il portafoglio, con dentro tutti i documenti, la carta di credito con anche il numero. Allora sono tornato di corsa indietro, ho fatto la strada, ho guardato dappertutto, sono tornato in quel bar, niente. Allora subito sono andato alla posta, che era ancora aperta, e ho fatto bloccare la carta di credito. E sono riuscito a bloccarla dopo un'ora circa, solo che in quell'ora lì loro sono riusciti a prelevare, insomma io avevo circa 1500 euro e quando sono bloccata me ne erano rimasti 280 circa. Per me una cifra così vuol dire tantissimo. Non riuscivo neanche a fare la spesa, niente. Ero disperato, non sapevo più cosa fare, sinceramente. Negli anni 70 lavoravo agli studi di Colonio Monzese, lì di Mediaset. E facevo l'aiuto scenografo, guadagnavo bene in quel periodo. E andavo in giro in taxi, insomma, un po' me la tiravo, diciamo così. E un giorno sul taxi ho trovato un portafoglio con dentro 2 milioni di lire, di vecchie lire. Mi sono fatto portare dai carabinieri e gli ho consegnato il portafoglio. Dopo questo qua mi ha ritracciato e mi ha regalato 150.000 lire, una roba del genere. Quando mi è successo ho detto: magari mi è caduto il portafoglio, magari lo trova uno che magari si accontenta dei pochi soldi che c'erano dentro, però mi ridà tutto, insomma. Invece non è stato così. Sono riuscito a risparmiare un po', no? Perché volevo farmi un bel Natale, comprarmi un amplificatore nuovo, che quello lì è rotto e non va più. Io ho i dischi e non posso sentirli, mi girano le scatole. Da piccolo, quando vivevo qua con mio padre e mia madre, mio padre ascoltava solo musica jazz. E qua veniva Franco Cerri, Paolo Salogna che suonava il sax, Gianni Basso,
Oscar Valdambrevi, tutti quelli che suonavano in un locale sui Navigli, e io sentivo musica jazz dalla mattina alla sera, perché loro si trovavano qua su questo cavolo a giocare a carte. Io dormivo su quel letto lì e mia madre di là, e ogni tanto mia madre veniva qua: allora avete finito di giocare che il bambino deve andare a scuola? Io zitto, invece godevo a sentirli qua a giocare. L'altro giorno sento suonare il citofono, apro la porta e vedo questo signore che non conoscevo. E mi fa: senta, ho letto sul giornale quello che gli è successo. Mette le mani in tasca e mi dà 100 euro. Io sono rimasto senza parole. Il cortile, ho degli amici che anche loro hanno saputo di questa storia. E insomma, anche loro sono intervenuti, mi hanno fatto una spesa. E poi ci sono anche gli amici di rugby che non vedo da tanti anni, ci vediamo una volta all'anno, così facciamo una rimpatriata. Io giocavo nel Chicken Rugby Club. Gli ex giocatori di rugby sono dei personaggi strani e sono di una grande generosità. L'altro giorno mi chiama uno che si chiama Dennis e mi fa: Daniele, guarda che abbiamo bisogno di te, vieni a darci una mano. Io dico: va bene, cacchio, c'ho anche bisogno. Invece vado lì, mi porta in un angolino e mi fa: tieni, mi ha dato una busta con 150 euro, mi fa: vi ho fatto una raccoltina per te. Mi sono accorto di avere degli amici che non pensavo neanche di avere. È una sensazione proprio bella, che ti apre il cuore.